31esima edizione del Vivi Città, un grande appuntamento. Domenica Pescara sarà invasa da tanti podisti che arriveranno da diverse regioni italiane, una festa dello sport. Sì, noi siamo molto contenti che Pescara per l'ennesima volta diventa il protagonista anche in Abruzzo per questi eventi di natura sportiva agonistica. Io tendo a ricordare anche il fatto che è una manifestazione aperta a tutti i cittadini, perché non è necessario solamente partecipare alla gara agonistica, ma si può anche partecipare alla passeggiata, che sarà dimezzata rispetto alla gara agonistica. Noi ci aspettiamo intanto il bel tempo, ma sembra che insomma la situazione meteorologica prevista dovrebbe essere buona, e ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico. Chiediamo naturalmente un po' di tolleranza ai cittadini di Pescara, della zona centrale, che è quella coinvolta dalla gara e dalla passeggiata, in maniera tale che così, voglio dire, deve essere una bella giornata di festa per la città di Pescara. La novità, diciamo, in generale per quanto riguarda i podisti, ci sono moltissimi gruppi che vengono da fuori, moltissime donne che quest'anno vengono a partecipare, e quindi non ci fa che piacere, perché in Abruzzo è l'unico Vivi Città che c'è, quindi sarebbe facile giocare in casa, ma ci sono tanti Vivi Città all'esterno e ci sono tanti podisti che preferiscono venire a Pescara senza, diciamo, fermarsi nelle loro mura.